è la più grande opportunità che abbiamo. Non date ascolto a quelli che dicono arriva la globalizzazione, siamo finiti. La globalizzazione è un grande valore, è una grande occasione per noi. Le multinazionali in Italia sono benvenute. Noi non pensiamo che le multinazionali debbano venire qui perché noi riduciamo il costo del salario, il costo del salario, il costo del salario. Dopo aver visto questo documentario, si potrà pensare che la realtà non si può cambiare e che i responsabili del saccheggio sono i trionfatori e noi i vinti. Ma le cose stanno diversamente. Né la dittatura, né Menem, né Della Rua sono riusciti a consolidare i loro progetti. E i beni dati in concessione non sono andati persi per sempre, perché sono recuperabili. Il modello neoliberista si è concluso in un'ecatombe. I suoi autori non sono riusciti a vendere tutto ciò che desideravano, né le più grandi banche pubbliche, né i grandi cantieri navali di Rio Santiago, né le centrali termonucleari, né Jasiretà, Salto Grande o Epec. Menem e Della Rua non hanno potuto imporre misure repressive e neppure fermare le marce silenziose per i crimini mafiosi e il grilletto facile. O fermare la tenace opera delle madri, delle nonne o dei figli dei desaparecidos. Qualcosa glielo ha impedito. Migliaia di lotte e mobilitazioni della resistenza del movimento sociale, nato durante il decennio. Organizzazioni territoriali, piqueteros, mense e assemblee di quartiere, occupazioni di terreni e insediamenti, la Grande Marcia Federale e centinaia di altre marce e di scioperi nazionali. Il movimento CTA, le fabbriche recuperate dai loro lavoratori, le continue proteste dei pensionati, le lotte delle donne delle zone rurali, degli studenti, dei risparmiatori, dei commercianti, degli artisti, sono culminate in questa rivolta spontanea di dicembre, che come quella del 17 di ottobre del 1945 o di Cordoba nel 1969, è destinata a cambiare la storia argentina.
tutti molestando de nuevo. Patriota, compatriota, dando guerra al mundo entero con el beta. Poniendo reacciones reales de todo aquel que tenga duda. Hacer parte de esta lucha que con nosotros aquí se renueva. Durante i governi di centrosinistra, a parte il fatto che si sono fatte molte più riforme di quante se ne siano mai fatte dopo, e privatizzazioni, il paradosso italiano che è stato il centrosinistra a smontare l'IRI, non la destra che si definisce liberale, privatizzazioni, liberalizzazioni, riforma delle pensioni, ma noi abbiamo portato la lira nell'euro.
con la sinistra nel governo. Noi abbiamo compresso la spesa pubblica. Quei risultati lì, il debito pubblico quando andò al governo Ciampi era oltre il 120% del PIL. Progressivamente, alla fine del decennio, era al 109%. Noi abbiamo avviato una politica di progressiva riduzione del debito e la spesa pubblica globale, lo dico perché questo è un dato molto interessante su cui bisognerebbe un po' riflettere, alla fine del decennio era il 46% del PIL, oggi è il 53%, cioè dopo 10 anni di governi di centrodestra. Ed è un dato paradossale, perché la destra in tutta Europa normalmente riduce la dimensione del pubblico, la spesa pubblica è in 7 punti maggiore rispetto a quella dell'ultimo governo di centrosinistra. Allora, una qualche riflessione un po' meno propagandistica sul fatto che dopo 10 anni di governo Berlusconi abbiamo 7 punti in più di spesa pubblica, 3 punti in più di pressione fiscale. Perché questi sono i dati. Cioè il contrario esatto di quello che voi avevate raccontato. Vorrei fare un'osservazione. Forse una riflessione va fatta. No? Vorrei fare un'osservazione. Cioè, ci vorrebbe un governo di destra. Vorrei fare un'osservazione no, metodologica. Ci vorrebbe una destra europea. Vorrei fare un'osservazione. Senta, Bossi però si riferiva all'affare C, all'accusa contro di lei per quella vendita. Lei la rifarebbe quella vendita? Sì, sì. Senta, io ho fatto le privatizzazioni. La rifarebbe? Comunque, ne sono orgoglioso. Senta, ne parleremo delle privatizzazioni. Anche Bassolino, sindaco di Napoli, pur dicendo che lei è il leader dell'Ulivo, dice che c'erano perplessità sulla solidità dell'acquirente. Infatti poi è fallito, Craniotti ha comprato l'Acirio, l'Unilever il resto. Le sembra normale come prima privatizzazione? Era la prima, ma la cliente ha pagato fino all'ultima linea. E questa è la cosa importante. Noi abbiamo preso il massimo. Senta, Armani, suo vicepresidente all'IRI all'epoca, però dice che le sue non sono state privatizzazioni, ma svendite. Lei cosa risponde? Ma perché Armani approvava tutto squittente? Non c'è nessun bisogno di squittire. Cioè, quindi queste cose Armani prima non gliele diceva, le dice solo adesso? Oh, non solo, se lei prende il verbale dell'IRI, dice Armani approva con entusiasmo. Senta, ma lei se lo aspettava un attacco così duro oppure? Sì. Perché? Perché la politica italiana è diventata così. Cioè durissima. Durissima, con attacchi personali. Senta. Era nel programma, guardi. L'aveva previsto. Quando ho cominciato questo, ho chiamato mia moglie e mio figlio e ho detto, guarda, preparatevi. Ma lei vorrebbe governare il paese come ha governato l'IRI? Beh, non è stato un cattivo esempio, ce ne vorrebbero. Senta, all'IRI lei ha privatizzato, lo dicevamo prima, anche il credito italiano, venduto, se non ricordo male, per 1.400 miliardi. Lo considera un affare? Sì, era una bella vendita. Massimo di allora, ecco, nella forchetta alta, come si diceva, delle possibilità di vendita. Ecco, oggi per esempio però c'è una banca come il Credito Bergamasco che sta sul mercato per 2.000 miliardi, vuol dire che vale più del credito. Ma infatti la compro gli stranieri, se io vendevo il credito italiano agli americani potevo prendere anche il doppio, ma il mio governo giustamente mi aveva dato indicazioni che certe cose vanno tenute. E però allora ha comprato Mediobanca, poi alla fine è finita lì. Beh, perché è stato dato un limite di acquisto molto alto. Io volevo spargere le azioni. Sì, ma è un successo o no il fatto che adesso sia di Mediobanca per lei? No, però avrei privatizzato lo stesso. Cioè il governo mi ha detto di vendere in un determinato modo, ho obbedito. Io l'avrei venduta molto più sparsa. Senta, lei comunque dall'IRI prima all'Ulivo adesso ha sempre combattuto in solitudine, effettivamente, quelli che si chiamano giornalisticamente i poteri forti. Ecco, ma perché tanta solitudine anche a sinistra in questa lotta? Perché è una cultura che gli italiani non hanno, questa della libertà, dell'antimonopolio, del rispetto del singolo piccolo operatore economico, dell'importanza che questo ha anche per la demografia. Non è cultura comune. E lei cosa intende esattamente per poteri forti? Beh, io intendo l'eccessiva concentrazione, sia essere nella televisione, nella stampa, nel settore economico. No, quando uno ha troppo potere, ne abusa per definizione. Credo che se riusciamo a porci nelle condizioni di liberarci di una moneta piuttosto chiacchierata come la lira, di scarsa reputazione,
come la lira. Del dibattito, e la no, perché la lira, anche la lira è diventata, come dire, nella politica italiana, a volte chiacchierata, a volte buona, a 25 anni, bene. A 25 anni di storie, di instabilità, di inflazione, di svalutazione, quindi non è una moneta. Ogni tanto migliora un po'. Professore, lei non ha fatto la mia battuta, perché la storia, anche la moneta è diventata talmente un fattore di parzialità nella politica che non sempre certo. È chiacchierata. Io penso che se noi riusciamo a scaricare su 2000 km dal Parlamento italiano, dalla politica italiana, la condotta monetaria dell'Europa e dell'Italia, e se importiamo in questo modo una moneta che abbia tassi di interesse del 4-5% inferiori a quelli attuali, eliminiamo il fattore differenziale che pesa sull'economia italiana, gli stipendi sono a livello della Francia, degli Stati Uniti, del Giappone, un po' più bassi della Germania, le materie prime sono uguali in tutto il mondo. L'elemento differenziale che pesa sull'economia italiana è l'alto costo del denaro. Conseguenza della riluttanza di chiunque impresti in lire e può avere di ritorno una moneta svalutata, che deve essere vinta questa riluttanza con un alto tasso di interesse. Se cambiando la moneta riusciamo a togliere di mezzo questo ostacolo e avremo tassi di interesse tra il 6 e l'8-9%, a seconda della categoria di prenditori di prestiti, l'economia italiana avrà necessariamente una grossa pressione ad investire di più, le famiglie acquisteranno case e quindi produrranno una domanda aggiuntiva dell'edilizia, i comuni avranno più flussi di cassa per poter fare opere pubbliche, ed è possibile uno sviluppo nella stabilità, non come qualcuno. La globalizzazione è la più grande opportunità che abbiamo. Non date ascolto a quelli che dicono arriva la globalizzazione e siamo finiti. La globalizzazione è un grande valore, una grande occasione per noi. Le multinazionali in Italia sono benvenute. Noi non pensiamo che le multinazionali debbano venire qui perché noi riduciamo il costo del salario, il costo del salario, il costo del salario. Alla Eaton, dopo la fumata nera nel tavolo nazionale di ieri causata dal rifiuto dell'azienda di concedere gli ammortizzatori sociali, 200 dipendenti hanno deciso oggi di occupare la carreggiata dell'Agro Socialista.